Si sta piano, piano ricostruendo come persona. Parole sue. Chiara Ferragni, dopo essersi fatta un po' da parte dopo lo scandalo del Pandoro Gate, adottando un profilo basso, torna protagonista. Se i brand in Italia la evitano, in Grecia la 37enne trova il bagno di folla. Le immagini dell'evento che la mette sotto i riflettori ad Atene, condivise da lei stesso sul suo profilo Instagram, parlano chiaro. Appena atterrata la fashion blogger in un video la fashion blogger torna a parlare coi follower, proprio nelle stesse modalità di un tempo nemmeno troppo lontano. Prima in inglese e poi in italiano. Ciao guys, mi fa strano parlare nelle storie, non parlo da una vita, però, mi mancava e voglio tornare a farlo piano piano. Sono ad Atene da ieri perché scatterò una cover, poi, abbiamo un evento per il mio brand di make-up e, infine, cena. Spiega. La Ferragni racconta. Ieri sono stata malissimo tutto il giorno, ma tipo tutto il giorno a letto. Il che è strano perché non so cosa stia succedendo al mio fisico, dato che, anche la settimana scorsa, sono stata 4 giorni a letto perché ero KO a causa dell'influenza. Il weekend, poi, è andato bene e, in seguito, sono stata di nuovo di me *A*. Ora, però, sto meglio. Chiara poi si fa bella, indossa il suo completo mannish black, gilet portato a pelle e pantaloni, e va all'inaugurazione del pop-up store del suo brand make-up. Ad attenderla c'è un mare di gente, sono tutti assiepati davanti al negozio, la strada è letteralmente bloccata dalle persone accorse per vederla dal vivo e fotografarla. Lei firma autografi, sorride e con il microfono in mano ringrazia tutti. Dopo gli scatti di rito, Chiara è già in pista per un'altra serata mondana, una cena dedicata in onore del suo marchio. L'imprenditrice sceglie di mettere un abito tunica cut-out lungo monospalla, sempre nero. Il capo le lascia la pancia totalmente scoperta. Glamour, si riprende il centro dei riflettori, anche se al momento lontana dal suo paese.